Un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti è stato presentato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Angela Foti per un presunto danno erariale a carico di alcuni amministratori pro tempore di Giarre. Al centro della vicenda il contratto quarantennale firmato tra il Comune Giarrese e la Giarre Parcheggi, l'azienda che gestisce il servizio di sosta a pagamento nel Comune Ionico. Nel contratto, spiega la parlamentare del Movimento 5 Stelle, misteriosamente non vi è nessun riferimento al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Chi avrebbe dovuto pagarla non è dato sapersi. Nonostante l'assenza di clausole, però, nel 2012 il Comune notificò alla società gli avvisi di accertamento dal 2008 al 2011 per un importo complessivo di oltre 470.000 euro. Avvisi impugnati dalla società davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che li accolse, condannando l'ente a risarcimento delle spese di giudizio. E il Comune nel frattempo, prosegue Angela Foti, restava immobile e silenzioso, non si costituiva in giudizio davanti alla Commissione e non proponeva appello avverso la sentenza. Tutto ciò per i pentastellati avrebbe determinato un ingente danno patrimoniale per il mancato introito nelle casse comunali dei pagamenti della TARSU dal 2008 ad oggi. È necessario verificare l'operato degli amministratori pro tempore, si legge nell'esposto, e avviare un'istruttoria volta ad accertare le eventuali responsabilità erariali. In caso di ritenuta sussistenza dei suddetti elementi si fa istanza affinché venga promosso un giudizio contabile nei confronti dei ritenuti responsabili. Chi ha sbagliato deve pagare, conclude la deputata pentastellata. Non è accettabile che i cittadini siano obbligati a pagare il massimo dell'aliquota mentre nel frattempo si rinuncia a centinaia di migliaia di euro.